Ciao ragazzi, benvenuti all'Audace Fight Fitness Club. Venite con me che vi mostrerò la nostra struttura. Questa struttura è sorta nel 1838, all'inizio era un arsenale navale, poi nel tempo è diventata una caserma e successivamente una casa. Poi è stata disabitata per un lungo periodo, fino ai giorni nostri, che dove l'abbiamo riqualificata ed è diventata la nostra nuova casa. Benvenuti all'Audace, qui abbiamo la segreteria con le nostre fantastiche segretarie, receptionist. Ciao, salutate. Di qua abbiamo lo spogliatoio delle donne e la zona relax. La zona relax l'abbiamo curata particolarmente perché deve essere un punto di ritrovo. Sappiamo quanto è importante per le persone riuscire a staccare da quella che è la routine quotidiana. Per rendere più stimolante questa zona abbiamo deciso di abbellirla con due murales. Quindi abbiamo gli atleti che secondo noi sono più rappresentativi e che possono incoraggiare i nostri soci a dare sempre il meglio. Vi porto a vedere i nostri spogliatoi. Qui abbiamo scelto di mantenere sempre i muri sempre in pietra e di inserirli con una parte moderna come gli armadietti, dove abbiamo messo sopra i nomi degli atleti più rappresentativi della storia dello sport. Quindi abbiamo Alberto Tombo, Usain Bolt, Rocky Marciano, tutti atleti che hanno comunque lasciato un segno nella storia. Continuiamo la nostra visita e entriamo nella sala del CrossFit, che abbiamo diviso in diverse aree. La struttura di per sé si divide in 6 zone, era già divisa, quindi noi abbiamo sfruttato questi spazi per poter dividere la zona dei corsi, delle classi, da quella dell'open box. In queste due aree abbiamo sviluppato la zona open box, quindi abbiamo la zona cardio con tutti i row, le macchine cardio, e di là abbiamo organizzato la zona per i competitor. Di qua invece abbiamo tutta la zona dedicata alle classi. Avevamo diverse opzioni per quanto riguarda il rig, ma insieme a Kingsbox abbiamo scelto il rig a muro perché era la scelta che ci agevolava di più per gli spazi. Abbiamo scelto il colore oro che va a contrastare con il muro che è più scuro e la pietra, e abbiamo sviluppato tutto intorno alla colonna centrale che è il posto da cui noi spieghiamo tutte le classi. La struttura, avendo molti angoli morti, ci ha indicato in modo quasi spontaneo dove inserire l'attrezzatura, quindi abbiamo scelto gli angoli con i bilancieri in verticale e il multi storage per le wall ball e i dumbbell. Adesso nel tempo andremo a definire ancora meglio dove inserire ulteriore materiale e con l'aiuto di Kingsbox siamo sicuri che sarà facilissimo. Ora vi porto a vedere la zona di sport da combattimento, che è stupenda e devo confessare che è una delle mie zone preferite. Qui abbiamo scelto di creare una zona open box dove si può allenare con calma, con serenità. Abbiamo messo 3 tapis roulant e poi nel tempo sono previsti dei rack per andare a lavorare sulla tutta la parte funzionale. Qui facciamo tutti i corsi di pugilato, Muay Thai e Brazilian Jiu Jitsu, quindi abbiamo dovuto lasciare più spazio libero in modo tale da permettere agli atleti di muoversi liberamente. Abbiamo 9 sacchi appesi al soffitto, che è un gran colpo d'occhio sulla pietra. Siamo molto orgogliosi di questa parte perché permette a un sacco di atleti di allenarsi contemporaneamente, e quando qui e giù ci sono le classi piene è stupendo. Ultima parte, il ring. Il ring l'Audace è nato per gli sport da combattimento, quindi dedicargli forse la parte più bella della struttura era quasi un obbligo. Da qua si riesce a dominare entrambe le sale e si ha un bel colpo d'occhio sulla parte esterna. Ok ragazzi, questa è la nostra struttura, la nostra casa, quindi vi aspettiamo per allenarci insieme. Infatti veloci che sta per partire la prossima classe.